Immediatamente conseguente al discorso sui materiali ci passo quello sul trattamento dei fondi. La grande attenzione del progetto agli affacci all'intorno ci ha fatto subito concentrare sul modo molto differente in cui in realtà sono stati trattati non solo interno e esterno, ma anche le diverse facce dell'edificio. Nel fronte nord, ad esempio, come in quello sud, possiamo vedere che è stata resa esplicita la struttura dell'edificio. Il cemento armato si vede direttamente in facciata e la sinuosità dell'edificio è mostrata nella sua struttura portante, quindi in realtà vediamo che è una semplice griglia a sostenere questa copertura così complessa. Questo era possibile però nei fronti nord e sud, ovviamente con diverse declinazioni, dal fronte nord affaccia su un parcheggio, quindi il piano terra è stato chiuso, mentre nel fronte sud affaccia su una specie di fitto verde, su un marciapiede molto largo, quindi il piano terra è stato lasciato aperto. Diverso è stato il trattamento dei fronti più estesi. Possiamo vedere, ad esempio, prendendo un interno, possiamo vedere che nei fronti interni è stata scelta una soluzione che può parere quella più adatta a una forma così sinuosa, ossia quella di lunghe finestre a nastro che appunto con la loro estensione orizzontale vanno a sottolineare ulteriormente quelle che sono le peculiarità dell'edificio, quindi questo suo essere sinuoso, questo suo essere mai visibile per panoramiche complete, quindi l'edificio è sempre una sorta di percorso più ancora che non una serie di vedute definite. Questa soluzione però che poteva apparire ovvia nei fronti interni vede delle difficoltà vedrà delle difficoltà nei fronti esterni per il fatto che tutta questa intimità che è stata preservata dall'edificio risulterebbe esageratamente esposta da lunghe finestre a nastro. Ragionando su questo tema, cercando di capire qual è stato il processo logico che ha portato a questa diversa disposizione delle finestre, abbiamo per assoluto ipotizzato una facciata totalmente cieca, alla quale abbiamo poi aggiunto la soluzione dell'interno, proprio per dirci come sarebbe apparso se ci fosse stata un'unica soluzione a definire l'intero edificio. Certo, queste linee, queste bande uniformi avrebbero reso con molta forza la forma dell'edificio, anche la forma in pianta dell'edificio. Tuttavia, l'esposizione dei ballatoi sarebbe parsa eccessiva, la faccia non era così gradevole da giustificare un'esposizione tale, e in più il discorso delle pelli sovrapposte, quindi del contrasto tra questo volume che si crea grazie ai mattoncini neri molto, molto solido, molto imponente, e invece il materiale retrostante, sarebbe apparso quasi svilito dall'equiparazione dei due, dell'equivalenza dei due. Allora abbiamo immaginato di dividere queste lunghe fasce con dei setti, quindi spezzarle in tante piccole aperture. Questa soluzione restituiva all'edificio la sua forza, la sua massa, però andava a creare un altro inconveniente, ossia quello di stabilire una sorta di ritmo, di dare l'idea di un modulo ripetuto in facciata e quindi di dare l'idea di una serie di cose accostate, di moduli ripetuti, mentre l'edificio voleva conservare probabilmente questa idea di grande massa fluida, di grande forma unitaria, e che siamo giunti appunto a trovarci pienamente d'accordo con la disposizione utilizzata di destra e messa a correre con la linea. Per quanto riguarda le viste prospettiche anche a livello uomo,
restituisce un'architettura che è quasi un'architettura che svolge il suo ruolo per contrasto con il contesto. Un contesto molto regolare, molto razionale, che invece in questo progetto viene risolto con forme sinuose. E cioè, può sembrare quasi che queste forme sinuose siano quasi casuali e siano esclusivamente appunto a contrasto della razionalità dell'intorno. Se invece andiamo ad analizzare le piante, noteremo che gli allineamenti non sono casuali, ma sono determinati da tutta una serie di rapporti che si creano con l'intorno, per esempio i fronti nord e sud e con alcune perpendicolarità del fronte est, si rifanno all'allineamento del tessuto storico che si trova totalmente ad est dell'edificio, mentre il fronte ovest si rifà un allineamento stradale ovviamente razionalizzato con due allineamenti principali per affermare la curva. Per quanto riguarda l'accesso all'edificio, ci sono due ingressi principali, uno a nord-est, che è appunto l'ingresso principale al fronte, quello che abbiamo visto precedentemente con quel burro imponente rivestito in legno, che forse appunto era rivestito in legno proprio per enfatizzare la sua posizione di ingresso principale, e poi un ingresso secondario, che è quello che vediamo in fotografia, che si trova a raccordo di due allineamenti totalmente differenti e quindi risolto come un triangolo dagli spigoli smussati che ospita un giardino zen e si ripete svolgendosi in maniera ascendente con una scala che va addirittura a forare la copertura superiore. Per quanto riguarda l'accesso all'edificio, appunto, vi sono i due ingressi che poi danno su ballatoie principali e tramite quattro corpi scale relativi agli ascensori permettono la piena fruibilità grazie agli ascensori e la piena pluralità dei ballatoi garantiscono ai disabili una piena fruibilità dell'edificio. In particolare per quanto riguarda i ballatoi notiamo che sono un elemento fortemente caratterizzante anche in prospetto, perché mentre per i fronti est e ovest si è scelta questa soluzione nella quale il ballatoio corre perpendicolarmente attorno all'edificio, lo circumnaviga e crea quella sorta di contrasto con shell softcore grazie ai due mancati rivestimenti dei due usci, dei due pelli dei ballatoi stessi. Per quanto riguarda i fronti nord e sud, il ballatoio è rientrante e gli appartamenti affacciano direttamente all'esterno, anche se in realtà non facciamo mai direttamente, ma anche comunque delle logge elevate, logge a servizio esclusivamente di appartamenti. Le tipologie di appartamento sono principalmente quattro, abbiamo la tipologia molto regolare dei fronti nord e sud, che sono quelli a metratura maggiore, con delle piccole variazioni per la risoluzione degli angoli, le tipologie sempre molto regolari dei fronti est e ovest, e poi delle tipologie puntuali studiate apposta appunto per i raccordi di allineamenti differenti. Su questo torneremo specifico dopo. Proseguendo ai piani superiori,